E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead. Vi ricordo ragazzi il vostro sostenitore che è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signori e signori, dopo che la volta scorsa ce la siamo vista un attimo brutta con Lee che era finito nelle fogne. Ha dovuto trovare un modo per riuscire ad uscire, scusate il gioco di parole, fatto sta che alla fine ha incontrato anche un gruppo di persone che si nascondeva appunto all'interno delle fogne e uno di loro è un medico, il quale alla fine si è fidato di noi e ci ha offerto anche di riportarci alla casa dove eravamo nascosti col resto del gruppo. Alla fine dei conti ragazzi, Clem ha trovato nel capanno una barca, fatto sta che Kenny l'ha analizzata e purtroppo ha scoperto che ovviamente ragazzi la batteria è fuori uso e non c'è benzina. Quindi ci siamo fatti due domande, ci siamo detti come facciamo a recuperare questa roba che ci serve. Siamo giunti alla conclusione che quella roba che ci serve purtroppo se la tengono ben stretta nel quartiere di Crawford, dove appunto c'è gente veramente poco amichevole e parecchio di cattive intenzioni. Alla fine insieme a tutti abbiamo quindi deciso di andare a Crawford di nascosto, partendo quindi dalle fogne, e recuperare di soppiatto le cose che ci servono. Abbiamo deciso di portare con noi Clementine. Comunque non sarà una situazione facile ragazzi, incrociamo le dita. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. L'ultima volta ci eravamo salutati qui ragazzi. Remember the plan. We stay quiet, we stay hidden, and we stay together. We find what we need, and we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? Beh, il piano a dirlo così sembra semplice. It goes double for you. Detta così ragazzi sembra facile, il punto che qua dentro ci sarà un mucchio di gente. È vero che abbiamo deciso di agire di notte, credo che sia notte, però ragazzi probabilmente qualcuno farà dei turni di guardia, non lo so, io sinceramente ho un pochettino di paura. Quindi andiamo. Let's go. E vediamo un attimino che cosa succederà a questo punto delle cose ragazzi, ho veramente paura. Non è una situazione piacevole. Infatti, era quello che mi chiedevo, no? It's just strange, is all. I think I see one over there by the door. Okay. Me and Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Quindi dobbiamo cercare di eliminarlo senza che nessuno se ne accorga, ragazzi. Speriamo in bene. Vediamo un po'. What the fuck? Non mi dire, no! Non ci posso credere! Mo stavo a dire, non è che è uno zombie. Ma si sono trasformati tutti pure qua dentro? What the fuck is a walker doing inside here? Oh, get inside, fast! Dio, no. Porca miseria. Porca miseria, ragazzi. Non ne ho idea. Your guess is as good as mine. Lo so tesoro, però è la verità, che ne so. What happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No, this is good. Ha ragione. Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here?
Come on, I think I know which way to head. Ormai, ragazzi, starsi a fare problemi è un po' inutile. Ce ne sono tanti pure qua dentro, allora. Just keep moving. Sperando che la roba che ci serva non è in una di ste stanze coi morti. Beh, questa, ragazzi, è stata una svolta, perché io sinceramente non mi aspettavo sta cosa. Cioè, looks okay. Everybody in. Pensavo tutt'altro, pensavo che avremmo avuto a che fare con gente viva, altrettanto pericolosa comunque. Ok. Armeria. Ci avrei scommesso. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Carburante? Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. La batteria? Any idea where we could find a battery? Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. What about the medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Makes sense, doesn't it? Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Ok. È arrivato il momento che il gruppo si divida, ragazzi. È giusto così. Due in un posto, due in un altro e due in un altro. E mentre chi è qui cerca di... What can I do? Di aprire questa porta, magari. I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Oh, okay. Che in effetti, a pensarci, già una volta, ragazzi, Ben l'ha lasciata morire in pratica. Non me lo sono mica dimenticata. Comunque, guardiamo un attimino qua intorno, ragazzi. Vabbè, qua c'è il tappeto. Questa ovviamente era una scuola, mi sembra di capire. Infatti qua ci sono delle bambole. Creepy. Abbastanza, direi. Bene, hai scoperto qualcosa? Hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once I'd like to do something useful, you know? Ok, ti lascio il tuo lavoro. Well, I'll let you get on with it. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. Okay. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know.
I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? Ah, dire ancora che è successo al motel. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. No. Oddio. Cioè, io capisco perfettamente il suo stato d'animo, ma sinceramente, in una situazione del genere, andargli a dire che per colpa sua, che la sua famiglia è morta, non so se è la cosa migliore da fare, sinceramente. Anche perché Kenny è uno a cui girano facilmente le scatole, quindi non la ritengo una cosa giusta da fare, tantomeno adesso che non siamo al sicuro, che siamo tutti fuori. Io sono sempre per la verità, questo sì ragazzi, però bisogna pure un attimo valutare le varie situazioni, non credo che sia il momento giusto, quindi... Ben, no offense, but have you lost your motherfucking mind? Kenny's barely hanging on. You tell him you're to blame? I don't even want to think about what he might do. I know, I've thought about that, but I don't know how much longer I can keep looking him in the eye. I feel like I'm lying to him by not telling him. I'm telling you, man, it's a bad idea. Real, real bad. Hey, maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands, but that's not who I am. I can't just pretend it never happened. Look, we need Kenny. We need him to hold his shit together if we're ever gonna get out of here. So you need to keep this to yourself, for the good of everyone. You hear me? I hear you. I'm gonna get back to this. Niente, non era quello che si voleva sentir dire, questo è chiaro, però per me che è una cattiva idea, ripeto, farlo adesso perlomeno, non dico non dirglielo mai, ma cioè devi trovare il momento giusto e questo non lo è secondo me, però dalla faccia che ha fatto ragazzi secondo me non seguirà il nostro consiglio, comunque usciamo, incrociamo le dita che tutto vada per il meglio. Principles of Crawford. Oh, diceva, oh, per quanto riguarda ragazzi sì, le persone malate, per quanto riguarda quelli al di sotto dei 14 anni non sono ammessi senza autorizzazione, quelli che lasciano Crawford non possono tornare indietro in alcun modo se non sbaglio, waste not, quindi sì, non c'è, lo spreco non è ammesso, bisogna fare attenzione alle proprie razioni, ci sta. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Beh, solitamente chi mette su ste cose si crede importante, voglio dire, ha abbastanza senso. Comunque, non ci ha aspettato. The alleyway to the auto shops down here. You coming or not? Che sta succedendo? Perché si è bloccato? Aspetta un attimo, qua c'erano dei bossoli, così mi ero uscito scritto. Ah, sono qua in fondo? No, vabbè. Uscita al parco giochi. No, non è quella che ci interessa, ragazzi. Dobbiamo seguire lei. Quindi qua ci sono i bossoli. Pure qua è successo il macello, ragazzi. Se questo posto era ben organizzato, dato tutto a quel paese, possiamo aprire l'armadietto insanguinato? Ah. Ok, c'è scritto Logan sull'armadietto. Non so se riusciremo a trovare la combinazione da qualche parte, ma... Those Crawford people probably locked this stuff up somewhere. Vabbè, sì. Mi pare ovvio, tenevano tutto ben controllato in pratica. Va bene, allora loro li lascerò al loro compito, ragazzi. Quindi andiamo di qua e niente, andiamo al vicolo. This must be the door to the alleyway where the auto shop is. But where the hell is Molly? Spero che sia qua fuori. Spero mi stia aspettando. Avevamo detto di andare insieme. Molly, you out here? Ma perché se n'è andata? Scusa. Poi uno dice che gli girano gli Zebedei. Dov'è? Guarda cartello. Seppure se sono pure impallate le icone. Auto shop must be down this way. Ok, ma io ho paura, cioè ho paura. Nel senso che adesso mi sembra tutto brutto qua. Che cacchio era? Dov'è? Dov'è Molly, tra l'altro? Ma perché mo mi devo arrabbiare? Perché mo si sta impallando tutto? Damn cosa? Non ho visto il cartellone. Dov'è? Dov'è andata? Di qua non c'è niente. Guarda filo spinato. Well, climbing the fence isn't an option.
Ok, io continuo a chiedermi perché cacchio Molly ci ha lasciato da soli. Perché è uscita senza di noi? A me ste cose mi danno fastidio. Vabbè, proviamo ad andare di qua, vediamo un attimino... Di qua neanche possiamo andare. Di qua si torna di sopra. Che cavolo dovrei fare, scusate? Come facciamo ad andare fuori? Non posso fare niente, ragazzi, non posso tornare manco indietro. Mo' non mi dite che si è buggato in qualche modo. Please, per favore. Anche no. Ragazzi, io qua non posso fare assolutamente nulla. Ah, ok, potevo guardare qua sopra. Buco. Possiamo passare attraverso questo buco, sicuramente, sperando che queste mensole reggano. Ok, oddio, dobbiamo saltare oltre il filo spinato. Ok, perfetto, il gioco non era buggato, ma io ancora mi sto chiedendo dove cavolo sia finita Molly. Ho capito, ma questa non l'apriamo manco per il cavolo. E chi la solleva questa? Damn. Pesa troppo. Non lo so, vediamo un attimino cos'altro possiamo fare qua fuori. Mamma mia, quanti ce ne sono. Assolutamente no, ma qualcosa dovremmo pur poter fare, voglio dire, no? Leave him! He's mine. Ma che stai facendo? What were you doing up there? Molly? Molly! What? Ma che diavolo? What the hell do you think you're doing? It's dead already. I think you can lay off. Don't tell me what to do. You kill geeks your way, I'll kill him mine. Damn. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor, maybe? Yeah, well, he ain't shit now. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Ma... Not a problem. Look what I found. Ah, tu guarda oh, yeah. Un po'. That'll work. Ma veramente non vogliamo dire nulla. Ecco fatto. Hai fatto abbastanza rumore, cara. Cioè, questa si è comportata in modo assurdo. Non abbiamo niente da dire. Stanno sfondando la rete. Davvero fantastico. Direi che è il caso di darsi una mossa, però, Mamma mia. Sì. Ciao. Veloce! È ancora vivo. L'ha colpito dappertutto tranne che in testa. Non so che dire, ragazzi. Cioè, sono abbastanza interdetta da sta cosa. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Cioè, questa si era andata per cacchi suoi, non ci ha aspettato. Ha buttato giù uno zombie da un tetto, l'ha colpito, massacrato, senza però finire di ammazzarlo. Così a caso. Vabbè. E non ci ha dato spiegazioni. Va benissimo. Ok. Dimmi che c'è la batteria che ci serve, per favore. Well, I can see where the battery should be. E ovviamente non c'è. Ma tu guarda un po'. Chissà perché non mi stupisce. Quindi niente batteria. Vediamo un po'. Porta dell'ufficio, che dice qui? Quando sei disperato, tubo idraulico. Ok, possiamo abbassare la macchina? Non funziona. Te pareva, di sicuro qua dentro ci sta una batteria, sta cosa lampeggia. Ok, proviamo ad entrare nell'ufficio. No way in. Ah, è chiusa pure questa. Che palle. That blinking must be an anti-theft system. Good chance of a working battery being C'è la batteria. If I can find a way to get up there. L'ho vista. O se trovassimo il modo di abbassare l'auto. Di qua neanche c'è niente. Come cacchio ci arrivo là sopra? Scusa. Something you need? Mi presteresti What il you tuo? Think ah no. Mm. Don't know, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was coming to them.
Vabbè ragazzi, a quanto ho capito. I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck 'em. È chiaro che Molly avesse qualcosa a che fare con questi di Crawford. Think I can borrow that hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda? That's what I call her. Mi ha dato un nome. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. Magari riusciamo ad aprire la porta a questo affare. I got your promise now. Not a scratch. Sì, stai tranquilla. Vediamo un attimo, ragazzi. Ah no, la porta dell'ufficio non me la fa proprio più selezionare. Davvero fantastico. Che gli ho fatto mo al tubo qua? Perché ho fatto questa cosa? Ah, ok, per far abbassare la pressione. Porca paletta. No, shit! No, mi fa ridere perché lì si rimette a braccia con Zert. Così a caso. Ho capito, ma ora dobbiamo staccare. Sì. Ok, via 1. Via 2. Sì. Via 2. È un bel casino, ragazzi. Ma staccali, cazzo. Mamma mia, dai, su. It's off. Okay. Got it. Yeah, but we still got a problem here. Put it in here. I'll carry it. Okay. Okay, follow me. Ma come scappiamo? Move your ass. Oddio, meglio muoversi, ragazzi. Via. Adesso. Great. Now what? Ok, pistola, tanto ormai ci hanno scoperto. Però poi mi dai una mano, eh. Non mi lasci qua. Ok. Grandioso. Io spero che gli altri abbiano avuto abbastanza fortuna, ragazzi. You ever stop complaining? Come on. Beh dai, qualcosa riusciremo a fare, mi auguro. Come on, what are you, chicken? Jump. Fifone? What did you call me? Well, now that you mention it. Va bene, vai. Op! Bisogna ritornare all'edificio, ragazzi, da cui siamo arrivati. Ok. Spero che gli altri stiano bene. Come on. Perfetto. Later. Something I gotta do first. What? Ecco qua, la batteria, la batteria. Wait, però. You've still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Molly. God damn it, what the hell is she doing? Sta ragazza, ragazzi, non è affidabile per niente, cavolo. Va bene, torniamo in classe allora. Che dobbiamo fare? Little help here! Oh! Oh! Oh, cavolo! Mannaggia! Spingete! Spingete! Spara, spara! Sì. Non reggerà a lungo, però, Cioè, sta porta è fatta pure di vetri. Non credo che reggerà molto. You got the fuel. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Give us a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. Mamma mia, oh. You're back. Yeah, and we made out pretty good too. Great work, Kenny. How you doing with that door? Not so good. Oh. Here, let me give you a hand. Did you get that battery yet? Yeah, Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. Ok, però mancano ancora Vernon e Krista.
Bree? Hey, Lee. Thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. Vabbè. No problem. Anche il tuo di aiuto è stato utile. Da quanto tempo conosci Vernon? How long have you known Vernon? Couple of years. He ran our support group. He was really great, helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together, kept us alive. Una brava persona. I'll be back. Got some things to do. Good luck. Vediamo un attimino, ragazzi, cosa ha da dirci Clem. Cosa avrà fatto nel frattempo? You okay, Clem? Yeah. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kind of miss it, being in school. Beh, normale. Manca anche a me. It's not weird at all. So do I. But you haven't been in school since forever. Hey, I'm not that old. And I used to be a teacher, remember? American history. Where's Molly? She had to go run an errand. She'll be back soon. I hope she's okay. She'll be fine. She's pretty tough. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Non lo sa nessuno. I don't think anyone knows the answer to that, Clem. Maybe there's somebody out there working on a way to fix this. Some kind of cure, maybe. There's just no way to know. I hope so. That's good. You hold on to that hope. It's the one thing none of this can take away. Ok, allora andiamo a parlare con Ben. Vediamo un attimo se c'è qualche novità qua alla porta. What do we still need? We already got the fuel and the battery. Once we find some medicine, we'll be good to go. So where's this battery you found? Molly has it. Ce l'ha Molly. She ran off to do something. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. She saved your life, didn't she? Yeah, but what has she done for me lately? Intanto io mi chiedo però, Vernon e Krista non sono ancora tornati, ma noi non possiamo uscire. Proviamo ad uscire, ragazzi, vediamo se c'è qualche novità andando qua fuori. Vediamo un po', eh. Oddio, che macello, ragazzi. Allora, Krista e... Mamma, che ansia. Che ansia. Krista e Vernon erano di qua, se non sbaglio. Cavolo. Oddio, oddio, no. Non li posso sparare. Non posso sparare ad uno. Non avrò abbastanza colpi. Porca miseria, non posso fare altro. Non ho alternativa, ragazzi. Vabbè, era ovvio. Ok. Oh, quanti cavoli di colpi abbiamo? Ecco perché non tornavano. Da dove cacchio sono usciti questi? Chi è? Ah. What the hell happened? They wandered into the hallway after we got inside. I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need? Yeah, that's our other problem. Take a look. No, è chiuso. Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe, locked up tight. Riusciamo a forzarlo? There's no way we can bust it open? Maybe with enough time, but I don't know how much of that we have. Be a hell of a lot quicker if we just knew the four-digit combination. Well, I doubt they just wrote it down and left it here for us to find. We should just try busting it open. We don't have any other choice. Okay, you get started. I'll take a look around, see if I can find anything useful. Non è che era scritto qualcosa nelle regole di Crawford? Magari. Just a bunch of papers. No safe combination. Ragazzi, le medicine ci servono, Vediamo un po'. Cartella America. Proviamo a guardare un po' dappertutto, Anna, ragazzi. Guess she must have been a patient here. And what's this? Che cosa ho preso? Una cassetta. Guarda telefono. Parla con Vernon. Guarda copiatrice. What is this? A copy machine. Not that it matters with no power around here. Serve a niente, ovviamente. Il letto.
letto, qua per terra, sonogramma. What's this on the floor? Ah. It's a sonogram. Che è un'ecografia, che cos'è? Videocamera. Oh, possiamo metterci la cassettina. Vernon, Krista, come look at this. This is day 82 since the outbreak, 1547. Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa. Why are you recording this? Regulations. Oberson has ordered me to keep records of all medical examinations and consultations. I need you to brace yourself, Anna. The sonogram confirms that you're pregnant. Oh God, oh God, oh God. As you know, the rules are very clear. The termination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. But you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm gonna give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure! I want my baby! I can't do this! I can't do this! Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this, but I need you to come back no later than tomorrow, or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. Porca damn it! Miseria. We almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search it. See what he's got on him. Cioè, dovrei tornare lì? Siamo impazziti. Era quello che aveva preso a sberle Molly, ragazzi. Ma devo tornare lì, ma serio? Comunque, altre cassette. Altre cassette. Quindi sta poveretta era rimasta incinta. No. Evidentemente a Crawford non ammettevano le gravidanze. Proprio per evitare, tipo, sovrappopolazione o robe simili. Y'all already checked these drawers? Yes, Lee. Nothing in there worth taking. Niente, mi sa che mi toccherà tornare davvero al vicolo. Follia. Porca miseria. Cioè, sono scappata per miracolo e mo ci devo tornare. Che palle. Vabbè, andiamo, va. Il vicolo è di qua. Vediamo un attimo se è la cosa giusta da fare. Tra l'altro, Molly, ragazzi, di nuovo è sparita. Se ne va, si fa i suoi giretti. Poi che devo fare? Cioè, devo rifare tutto il giro, ma siamo impazziti. Davvero devo fare sta cosa? Che follia. No, qua non mi fa più interagire. Ah! La puta madre che te parió! Oddio! Da dove caspita è uscito? Porca miseria, ragazzi, porca miseria. Ecco, è sparito. Eccolo, eccolo. Prendilo, prendilo prima che sfugga. Ammazzalo una volta per tutte. Se l'avesse fatto Molly. Ok. Vabbè, frughiamogli le tasche. Sperando non si risvegli per qualche strano motivo. Oh, un'altra cassetta. Magari è la volta buona. This. Looks like some Sì, ma questa è dell'altro armadietto. Shit, time to go. Sì, è di quell'armadietto, ragazzi, che c'è in corridoio, dove c'era scritto proprio Logan. Ok, qual è la combinazione? Vediamo un attimo, ragazzi. Se riusciamo ad inserirla. E vediamo cosa c'è all'interno. Ah, ecco. Così. Safe combination has gotta be on one of these. Perfetto, perfetto. Perché una cassetta avrebbe dovuto essere chiusa qua dentro? Vabbè. Fa niente, dettagli che non ci importano, ragazzi. Vediamo finalmente se riusciamo ad aprire sto cavolo di armadietto di sicurezza. I found two more tapes. One of them is dated October 10th. That's the day after the first one we watched. Put it in. Ok. Quindi chissà se quella povera donna è tornata. Vediamo un po', eh.
Have you made a decision? I thought you said I didn't have a choice. Well, technically you do. You can terminate the pregnancy or leave Crawford. Of course, that would be a death sentence for both you and your unborn child. Maybe that's best. I stayed up all last night thinking about this. Why are we even trying to survive, to keep on living, if this is what it takes, if this is what it's turned us into? I don't make the rules, Anna. Doctor, I'm begging you, please help me. Maybe one day, when things are different, you can try again. But for now, today, we have to do this. Sette, due, che? No. No. Ecco perché è successo il macello, forse. Perché questa ha iniziato a fare un macello. Mamma mia. I think we know what happened to Crawford. More importantly, we got the combination. Cosa c'è che non va? Krista, are you all right? What's wrong? It's nothing. That was just hard to watch. Don't worry about me. I'm fine. All right. Let's get those meds and get the hell out of here. We're in business. Antibiotics, morphine. We'll take as much of this as we can carry. Okay, I think we're good. This is more than enough for your people and mine. Let's go. You know, I found a third tape in the locker outside. Maybe there's something else on there. We got the meds for Omid. That's all I care about. We'll head back to the classroom. Don't take too long, Lee. Ok, vabbè, visto che ce l'abbiamo l'altra cassetta, perché non guardarla, ragazzi? Ci siamo, io direi di guardarla, scusate. Abbiamo visto le prime due. Listen, as fun as this was, I have to put a stop to this little arrangement. This is the last I can give you. Why? Oberson had someone down here yesterday taking inventory. He's really cracking down. I just can't risk it. We had a deal. Yes, we had a deal. We don't anymore. My sister needs this medicine. Without it, she'll die, or she'll start showing symptoms and they'll take her away. I can't let that happen. I'm sorry, Molly. I've done all I can, but I have to look out for myself here. Yeah, that's the Crawford way, isn't it? Ecco perché. Perché ce l'aveva con quel cadavere. Perché questo tizio se la faceva con lei, pur, insomma, e lei lo faceva pur di farsi dare un medicinale per curare sua sorella. O da Crawford l'avrebbero cacciata via, evidentemente è quello che è successo. E lei non ce l'ha detta la verità, però. Quindi voleva andare a sistemare qualcun altro? Mamma mia, ragazzi. Torniamo in classe. Che roba, che roba. Ogni tanto se ne scopre una nuova. Porcaccia miseria. Eccoti. Oh, you scared the shit out of me. Where the fuck have you been? Sightseeing. I'll take that battery now. Oh, yeah. About that. A proposito che? I'm just kidding. Allora dammela. Here you go. Oh. Ok. Non mi piacciono sti giochetti. Tra l'altro non ci hai detto la verità. Nothing. Non mi hai mentito. You lied to me. What? You said you'd never been here before, but that wasn't the truth, was it? What? Who told you that? I saw you on a security tape. You were having an affair with that doctor. I didn't lie. I asked you how you knew about Crawford. You said you just heard stories. I said there were stories about Crawford. I never said that's how I knew about it. I never lied to you, and even if I did, so what? I don't owe you anything. You saved my life twice, but you can't tell me the truth? Are we really gonna do this now? I guess that's up to you. I used to live here with my sister. She was 14 years old. When the dead started walking and Crawford shut itself in, it seemed like a pretty good deal at first. We were safe. We had everything we needed to survive. Then the rules started coming down. No one who couldn't justify their place earned their keep.
No one who required special care. My sister was diabetic, and by Crawford's rules, that made her a liability. I kept it a secret. Kept her safe for as long as I could. But in the end, I couldn't protect her. That's when I got out. Crawford, they always talked about how their system worked. How anything was better than becoming one of them. But I saw what they'd already become. I just wish I could have seen it before it was too late. Before they came and took my sister away. This is all I have left of her. I didn't have time to take it before I got out of Crawford. I just wanted it, okay? It's okay, Molly. I understand. She's pretty. What the hell? I think that's our cue to get the hell out of here. Oh, chi è che fa suonare le campane, mo? Che succede? Oh, shit! Sorry. I just got spooked by those bells, and then I heard someone coming. What the fuck are you doing out here? Kenny and I still can't get the door open to the armory. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Ma sei stupido! Where did you get that? I just found it. It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Oh no. Shit! Io comincio a credere che sto ragazzo sia stupido, ragazzi. Comincio a credere che sia stupido. It wasn't me. Scusate. Keep going, kid. Nice shot. Thanks. Ma che brava, Clem. Conviene scappare. Ma come si fa a essere così deficienti? Scusate. Oh shit. That ought to hold them. Sure, but now how do we get out? Through the armory. We can just get this damn door open. Come on, damn you! This is my fault, all my fault. The hell's he babbling about? Sì. Ben, we talked about this. No, wait. I want to know what he meant. What do you mean this is all your fault? Kenny, I'm so sorry. I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Whatever you do, save it for later. Non abbiamo tempo per queste cose. E infatti, we don't have time for this now. I'm sorry, Lee. I can't do this anymore. He's got a right to know. Know what? It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the motor inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck... Oddio, ecco qua, lo sapevo. Kenny, datti un calmo. Enough! Calm down, man! You little pisshead! You're fucking dead, you hear me? Dead! My wife and child! You gotta both fucking kill! Kenny! I said, calm the fuck down! Nice group you got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! Ne discutiamo dopo. Kenny, we'll sort this out later. After we get out of here, okay? Ain't nothing to sort out. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us. Somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well, but all I want to do is get back to Omid, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Ecco. Certo che sì. Of course you do. Ben's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? Io mi astengo. I can't do this right now. I abstain. We'll figure this out later. What about the rest of us? Don't we get a say? Now can we go? Damn right. Vernon, come on. Oddio.
No, vabbè, raga. Oddio, 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 Gesù. Cioè, qua più il tempo passa, più sembra si debbano sempre creare delle situazioni di cacca che ci fanno finire ancora di più nella cacca. Tra l'altro, perché Ben si è fatto venire i sensi di colpa adesso e giusto in questa ottima situazione ha deciso di dire la verità a Kenny, il quale ovviamente ha ben deciso di volergli mettere le mani al collo e farlo fuori. In pratica, tra l'altro sto discorso della barca già ce l'aveva fatto la volta scorsa, ragazzi, quindi qualcuno dovrà rimanere a terra a questo punto delle cose. Cioè, io mi sono astenuta dal voto, ma penso che una decisione la si dovrà prendere. Non sarà una cosa facile, ma sarà così. E Ben non fa altro che fare casini, ragazzi, mo scusate, Quando eravamo in mezzo alla strada non ha aiutato Clem. Adesso ha tolto l'accetta come sicurezza alla porta e ha fatto entrare gli zombie. Brie è morta per colpa sua, perché se lui non avesse tolto l'accetta gli zombie non sarebbero entrati. Quindi, cioè, a questo punto mi chiedo, Ben non so quanto ancora potrà esserci d'aiuto. Non fa che creare casini. Già aveva creato un casino al motel, ragazzi, ed è successo tutto quello che è successo per colpa sua. Io mi rendo conto, Clem dice gli amici non si abbandonano. Sì, ma lei parla dal suo punto di vista, ragazzi, dal punto di vista di una bambina. Non si rende conto della gravità della situazione, delle situazioni che si sono create a causa di Ben. Io credo che quando arriverà il momento, ragazzi, vorrò stare dalla parte di Kenny comunque, che continua ad essere uno dei miei personaggi preferiti, che ha subito una grave perdita, anzi due gravi perdite, che nonostante tutto cerca ancora di tirare avanti e di tirare avanti il nostro gruppo, tra l'altro. Quindi penso che starò dalla sua parte. Io alzo le mani, non so più cosa pensare, succedono casini ogni volta. Chissà Molly se resterà con noi, deciderà di andarsene. Ha subito un trauma terribile anche lei, come chiunque, ragazzi, in questo mondo, io credo, comunque. Sono senza parole, come al solito. Veramente dura, dura giocare a questo gioco e prendere certe decisioni. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherino, ciao.